Allora, benvenuti a tutti, buonasera, io sono Massimo Tedeschi, ho il piacere e l'onore di coordinare i lavori di questo incontro, che si intitola Il progetto di digitalizzazione degli album di cronaca Valsabbina di Felice Mazzi. A promuovere l'iniziativa sono gli amici della Fondazione della Civiltà Bresciana, ai quali vanno i miei complimenti perché sono una delle presenze più vivaci all'interno di questa gloriosa istituzione fondata da Monsignor Antonio Fappani. L'iniziativa si avvale appunto della loro promozione, ma anche del sostegno del comune di Vestone, e presto darò la parola a Enzo Pirlo, che è il delegato alla cultura del comune di Vestone. L'iniziativa di cui parliamo è stata resa possibile anche da alcuni sponsor privati, in particolare Fondital e Fondazione ASM. Il nostro sarà soprattutto e prevalentemente un incontro con uno studioso che è Giancarlo Marchesi, qui alla mia destra, che ha curato tutta questa iniziativa io direi, del salvataggio, della salvaguardia, della valorizzazione e infine anche della digitalizzazione di questi album creati da Felice Mazzi, che era un farmacista di Vestone. Io darei la parola subito a Enzo Pirlo, che è il delegato alla cultura del comune di Vestone, poi magari introduco più diffusamente la caratteristica, la biografia, gli studi del nostro relatore e un po' il tema di questa sera. Però credo che l'istituzione presente, il comune di Vestone, attraverso Enzo Pirlo, sia il primo soggetto che deve parlare in questa sede. Prego. Grazie. Buongiorno, buonasera a tutti e grazie della vostra partecipazione. La presentazione di oggi annuncia la conclusione dell'impegnativo lavoro di riproduzione in formato digitale di 18 volumi, di cui ci parlerà l'ideatore del progetto Giancarlo Marchesi. Questi volumi sono stati realizzati e poi depositati presso la biblioteca di Vestone dal compianto farmacista Felice Mazzi, di cui ha appena detto il dottor Tedeschi, approdato dalla terra veronese alla nostra valle nei primissimi anni 50. Il dottor Felice Mazzi, con quotidiano, paziente e scrupoloso lavoro di ricerca, riordino e catalogazione, ha realizzato questo imponente archivio documentale di atti pubblici, di scritti, di immagini, di articoli e di pubblicazioni di avvenimenti, di fatti di cronaca, attraverso i quali possiamo ripercorrere, a partire dal dopoguerra, quasi 40 anni di storia della nostra Valle Sabbia. Tali volumi risultano anche arricchiti da disegni eseguiti da artisti locali, quali Garosio, Zucca e Tabarelli. Quest'ultimo, amico fraterno di Mazzi, è anch'egli autore di pregevoli pubblicazioni legate alle tradizioni e alla storia locale. I volumi costituiscono pertanto la narrazione cronologica, organica ed ordinata della vita politica, culturale, spirituale, sociale ed economica delle nostre comunità. Gli stessi sono fonte di conoscenza e assumono un grande rilievo culturale in quanto utili riferimenti ai fini di indagine critica e di valutazione storica a disposizione degli studiosi. La loro consultazione è oggi facilitata dalla conversione in formato digitale, affinata da un sistema di ricerca e di indicizzazione informatica. Questo progetto, sollecitato dal Centro Valsabbino di Ricerche Storiche, che ha sede presso la Biblioteca Civica di Vestone, è stato reso possibile grazie al sostegno della società Fondital. Desidero quindi ringraziare, a nome mio e del sindaco Roberto Facchi, la prestigiosa Fondazione Civiltà Bresciana, rappresentata dal suo presidente, professor Mario Gorlani, che ci permette di onorare degnamente la memoria di Felice Mazzi, il consiglio di amministrazione della società Fondital e in particolare la famiglia Niboli per la sensibilità e per la premura manifestata rispetto al progetto. Il Centro Valsabbino di Ricerche Storiche, in particolare tra i suoi componenti promotori di questa iniziativa, il suo presidente, professor Alfredo Bonomi, il dottor Giancarlo Marchesi e il professor Alberto Vaglia. L'Associazione Amici Fondazione Civiltà Bresciana,
rappresentata dal suo presidente, professor Alberto Vaglia, per la sensibilità e il sostegno costante alle iniziative culturali di Vestone e della Valle Sabbia. Ma in particolare il compianto Felice Mazzi, attraverso le figlie Valeria, Claudia ed Antonia, che in memoria del padre e della mamma Anna mettono a disposizione il notevole e prezioso archivio documentale e fotografico del papà, collaborando alle iniziative culturali del Comune di Vestone. Da tale archivio sono emersi documenti che hanno permesso a Giancarlo Marchesi di ricostruire i rapporti tra Mario Rigoni Stern e la comunità vestonese, oggetto di una pubblicazione nel 2018 edita da Graf Edizioni dal titolo Storie vestonesi, ricordi del sergente 1974-1992. Lo stesso archivio ci è stato nuovamente utile in preparazione della ricorrenza del centenario di nascita del celebre scrittore Mario Rigoni Stern, cittadino onorario di Vestone, che celebreremo il prossimo 27 novembre nel nostro comune su iniziativa dell'amministrazione comunale, unitamente all'Ateneo di Salò e all'Accademia Olimpica di Vicenza. È quindi mia premura condividere con voi l'apprezzamento verso la figura di Felice Mazzi, la cui opera si è dispiegata nella società valsabbina da soggetto protagonista, con ruoli di primo piano nella vita sociale e pubblica, instancabile promotore di numerose iniziative civiche, educative e sociali. Mi è caro il ricordo di Felice Mazzi, quale persona semplice, positiva, disinteressata, dotata di fine umorismo e di tanta autoironia. Cittadino esemplare, animato da una grande passione per la cultura e per la storia locale. A questo proposito mi è emblematico riportare quanto scrive il presidente dell'Ordine dei Farmacisti, Carlo Zamboni, quando, chiedendo a Mazzi come trovasse il tempo fra i suoi tanti impegni a dedicarsi all'attività di scrittore ed archivista, con riferimento in particolare alla sua pregevole opera 100 anni a Vestone Nozza, tra il XIX e XX secolo, egli rispose con laconica ed ammirevole semplicità: è bastata un po' di buona volontà. Tale affermazione, espressa con genuina naturalezza, confligge con la realtà dei fatti. Proviamo a immaginare invece quanto tempo, quanta dedizione e quali sforzi di intenso lavoro, certamente animati da tanta passione, ci siano voluti per dare corpo ai suoi lavori di ricerca e all'opera che oggi presentiamo in forma digitalizzata. Mi è inoltre doveroso rammentare il rapporto di profonda amicizia che legava Mazzi ad altro insigne vestonese, Ugo Vaglia, a cui è dedicata la nostra biblioteca pubblica, soggetto già segretario dell'Ateneo di Brescia per oltre 40 anni. Ma anche il sincero rapporto di stima con Monsignor Antonio Fappani, ispiratore di questa fondazione, alla cui guida ha dedicato la sua intera vita. Due personalità protagoniste della cultura bresciana, i cui nomi sono incisi nel famiglio del cimitero monumentale Vantiniano di Brescia, che ricorda i bresciani più illustri. Le vite di questi nostri predecessori sono esempi che siamo chiamati tutti a testimoniare con opere concrete, tese al consolidamento e al perfezionamento della nostra vita comune, fondata su valori supremi di rispetto, di fratellanza, di solidarietà e di amicizia, con l'augurio che questi esempi preclari di vita, dai valori umani, etici e morali, possano sopravvivere a noi e perpetuarsi alle future generazioni. Tali valori trovano esaltazione nella cultura, che in tutte le sue manifestazioni è nutrimento dello spirito e della mente. Come tale, concorre alla formazione della persona sul piano etico, dandogli consapevolezza del ruolo che gli compete nella società. La cultura è attitudine al confronto che genera comprensione e sensibilità verso gli altri, stimola la riflessione che acuisce lo spirito critico, è curiosità che diviene conoscenza e che si fa sapere,
è osservazione che si fa intuizione. È quindi il motore del progresso umano, sociale ed economico della collettività. Felice Mazzi si colloca tra le spiccate personalità bresciane che hanno lasciato un segno profondo nella crescita culturale delle nostre comunità e non solo. È grazie ad esse, ma anche a voi tutti che continuate l'opera di diffusione del sapere in tutte le discipline in cui esso si declina, se possiamo nutrire qualche speranza di miglioramento della società e del suo benessere. Pensando alle personalità del passato, ma anche al vostro operare, spesso e volentieri mi soffermo con attenta riflessione a pensare quali siano le spinte interiori che danno luogo al desiderio di agire, di fare concretamente a beneficio di tutti. Le mie considerazioni, di pensiero in pensiero, approdano alla constatazione che, nell'esempio di chi ci ha preceduto, voi tutti siete portatori naturali e spontanei delle due più importanti virtù sociali dell'uomo. Quali sono queste virtù? Sono l'umiltà e la generosità. L'umiltà che rende sempre disponibili ad ascoltare più che a parlare. La generosità volta ad operare più che a dire cosa bisogna fare, nella interiore soddisfazione non di raccogliere elogi, ma di rendere felici gli altri. È con queste considerazioni che dal profondo del mio cuore vi possiamo dire solo un grazie infinito, pieno di riconoscenza e gratitudine, che vogliamo diventi il marchio costante del nostro permanente riconoscimento. Grazie. Grazie. Spero si siano sentiti gli applausi, perché Enzo Pirro ci ha portato non solo un saluto di prammatica, come si dice in questi casi, ma ci ha già introdotto, e la ringrazio perché siamo già entrati nel vivo dei lavori, sulla natura di questo documento, sul suo valore, sulla sua composizione. Poi ovviamente i dettagli ce li spiegherà Giancarlo Marchesi. Ci ha fatto capire anche di quanto affetto si è circondata ancora la figura di Felice Mazzi nella comunità vestonese e valsabina in generale, e credo che questo per la famiglia sia di grande conforto e faccia piacere sentire quanto che ricordi luminosi ha lasciato questa figura di farmacista, però dedito a tante altre cose. E le riflessioni conclusive credo che siano, ovviamente ci fanno molto piacere per il moto che le ha attraversate, ma ci richiamano un po' anche alla nostra responsabilità. Noi diciamo sempre che chi viene adesso, cioè noi, è come un nano sulle spalle di giganti. I giganti che ci hanno preceduto sono Felice Mazzi, sono Monsignor Fappani, e noi è grazie a loro che siamo qui e più o meno degnamente cerchiamo di proseguirne l'opera. E con la consapevolezza però di essere davvero depositari di una grandissima eredità e dal senso del dovere di cercare di essere all'altezza. Quindi grazie davvero per le sue parole. A questo punto, proprio perché il suo intervento era già illustrativo dell'oggetto di cui parliamo, di questi 18 album e dell'operazione, cioè il salvataggio, il restauro e la digitalizzazione, io mi limito a dire alcune cose sul nostro relatore, su chi ha svolto concretamente questa operazione, che è il dottor Giancarlo Marchesi, dottore di ricerca in storia economica. Ha svolto studi relativi alla storia dell'economia, della demografia e della società nel bresciano fra il primo Settecento e il secondo Novecento. E da Valsabbino non poteva non avere questa sua attenzione, un particolare riguardo verso l'attività minerario-metallurgica. Grazie a queste ricerche poi ha dato un forte impulso, un grosso contributo ad alcune operazioni che hanno a che fare con la cultura materiale del territorio. Nel 2004 ha contribuito a riportare alla luce il forno fusorio di Livemmo, che è un'importante testimonianza appunto dell'archeologia industriale, e ha poi partecipato all'allestimento dei musei del ferro di Odolo e Casto e alle campagne archeologiche di Tignale e Tremosine, collaborando con l'associazione ASAR e con il Centro di Documentazione per la Storia e l'Arte del Ferro, istituito appunto presso la nostra Fondazione della Civiltà Bresciana. Giancarlo Marchesi ha anche coltivato interessi in ambito storico-artistico e infatti ha redatto la parte biobibliografica di alcune monografie dedicate ai pittori bresciani Ottorino Garosio e Giovanni Tabarelli.
Nel 2013 ha curato il libro, che già ha citato, di Mario Rigoni Stern, Storie vestonesi, ricordi del sergente. E c'è un altro suo lavoro che mi piace citare qui, è il volume Quei laboriosi valligiani, economia e società nella montagna bresciana tra il tardo Settecento e gli anni postunitari. Un testo che gli ha fatto meritare il trofeo Garda nell'ambito dell'edizione 2005 del premio letterario Città di Salò. Infine, ancora due note biografiche di Giancarlo, è socio della Società Italiana di Storia Economica, SISE, che riunisce appunto tutti i professori, docenti, cultori di questa materia della storia economica, ed è socio non residente dell'Ateneo Veneto di Venezia. Collabora con il Giornale di Brescia, con il periodico online Valle Sabbia News, ed è stato presidente della Biblioteca Civica Ugo Guavaglia di Vestone dal 2003 al 2012. Bene, abbiamo quindi spiegato l'opera di cui ragioneremo oggi, abbiamo spiegato questa operazione, introdotto quantomeno il tema della digitalizzazione di questa opera, che è uno e indicizzazione, strumenti preziosi per accedere, utilizzare a questo deposito straordinario di informazioni storiche, e siamo stati invitati davvero, la ringrazio ancora, a riflettere su tutto il significato della nostra operazione. Ora direi di entrare nel vivo di questa riflessione che chiediamo a Giancarlo Marchesi. 18 album. Felice Mazzi ha lasciato alla comunità vestonese 18 album con ritagli di giornali, ma molto altro materiale. Allora, facendo un passo ulteriore, ti chiedo di raccontarci un po' come è nata la conoscenza fra te e questo farmacista appassionato di tante cose, che contatti hai avuto con lui. E poi magari di introdurci già alle caratteristiche di questi album, che non sono solo una rassegna stampa, ma riflettono veramente la creatività e la cultura di Felice Mazzi. Giancarlo Marchesi, a te. Grazie a Civiltà Bresciana e grazie al dottor Tedeschi per l'opportunità che mi è concessa quest'oggi. Abbiamo parlato tanto di Felice Mazzi, ecco allora alcune immagini che ci illustrano la sua persona. Qui nella farmacia, ma come è stato detto, Mazzi è tante cose oltre a essere farmacista, ed è stato ad esempio presidente e fondatore dell'Avis Valsabbino, quindi un'istituzione molto molto importante, ma ancora è stato presidente e fondatore dell'Associazione Ambulanza di Valle Sabbia. In entrambi i casi l'ambito locale non è strettamente legato alla comunità vestonese, ma è sempre ampio, è sempre questa visione di valle che permea tutte le iniziative di Felice Mazzi. Ma ancora, Mazzi è stato per tre sindacature consigliere e poi assessore nel comune di Vestone. Quindi questa sensibilità della comunità evidentemente è legata anche alle sue esperienze in campo politico-amministrativo. Ma ancora è stato un fine naturalista, è stato un collaboratore del Museo di Scienze Naturali di Brescia, e questa sua passione le ha poi condensate in una serie di opere. In questo caso qui porto alla vostra attenzione due dei suoi ultimi lavori, 100 anni a Vestone in Ozza, che fa un po' il riassunto di tutta una serie di ricerche legate alla sua comunità, ma in particolare l'altra opera, la bibliografia valsabbina. Felice Mazzi ha continuato il lavoro di schedatura bibliografica che era stato iniziato tra la fine degli anni 60 e gli anni 80 da Ugo Vaglia, e in questo caso l'edizione 94-98 fu l'ultima curata dal nostro farmacista, perché purtroppo
ci ha lasciato nel 99. Quindi una solida cultura, una solida applicazione alle attività della comunità, e non è un caso che oggi siamo qui in Civiltà Bresciana, perché Felice Mazzi è stato un collaboratore locale di Don Antonio. Posso testimoniare direttamente che, ad esempio, alcune voci, ed in particolare quelle legate allo storico Ricco Belli, furono realizzate da Don Antonio grazie agli studi e alle ricerche di Felice Mazzi. Tedeschi mi chiedeva qual è stata la mia conoscenza con questo studioso. Negli ultimi anni della sua esistenza ho collaborato direttamente con lui, anzi è stato, devo dire, lui a chiedermi copia della mia tesi di laurea, talmente era interessato alle vicende del territorio. Ed assieme avevamo collaborato, ad esempio, ad una mostra che suggellava la conclusione dei lavori di riordino dell'archivio storico vestonese, riordino effettuato da dottor Leo, e in questo caso questo era un figurino che rappresentava la copertina dell'opera Le carte e la memoria. Poi assieme, sempre su questo filone di ricerca e comunque di divulgazione locale e valligiana, avevamo messo a punto, assieme alla bibliotecaria dell'epoca, una serie di incontri che ha preso il nome di Gente Valsabbina. Questo seminario di incontri annuale sono riuscito poi a portarlo avanti per più anni fino alla mia presidenza in biblioteca, quindi ha avuto uno sviluppo di oltre 13 anni. Ma veniamo ai lavori. I lavori sono questi, si presentano in questo modo, sono album di grandi dimensioni, 35x50, ogni album consta di 130-160 pagine. E come li ha illustrati? Perché è nata l'idea dell'album? L'idea dell'album è frutto anche in questo caso di un'amicizia, in particolare dell'amicizia che Felice Mazzi nutriva nei confronti del sindaco dell'epoca, Franco Begliutti, il quale ha avuto un passato di giornalista. Nei primissimi anni 50 è stato corrispondente locale del Giornale di Brescia per il territorio della Valle Sabbia. Ed in particolare Begliutti aveva la passione del ritaglio, di conservare, da uomo, da giornalista, ma anche da amministratore locale, i fatti che riguardavano il territorio. Begliutti è stato anche in più occasioni direttore di filiali sul territorio della banca locale, Banca Valsabbina, quindi sapeva, leggeva il territorio circostante, e quindi l'amicizia tra i due ha portato alla costruzione di questi album. L'uno, in una prima battuta, Begliutti ha fornito la documentazione, che poi Mazzi non si è limitato a un semplice incollaggio, e voglio ricordarlo, con la cocoina, che era, posso testimoniarlo, di una difficoltà incredibile, ma ha dato del suo, ha espresso tutta la sua sensibilità e tutta la sua passione realizzando questi album. Ecco, nell'immagine successiva ho creato una sorta di maschera per farvi rendere conto come, ad esempio, questa è stata riprodotta proprio, vedete col puntatore, come lui scriveva i suoi album, album Felice Mazzi. In questo caso questi album, abbiamo detto, sono 18 e coprono un periodo cronologico che va dal 45 all'82, così suddivisi,
E i primi tre album, per forza di cose, essendo il progetto nato sul finire degli anni 60, raggruppa più anni. E poi, a partire dal quarto anno, dal 1971 sino al termine dell'82, sono album di anno in anno. Nell'82 Mazzi cessa, perché evidentemente anche era un impegno dal punto di vista fisico. Io devo dire, l'ho conosciuto perché l'83, l'album successivo, l'ho realizzato io. Però purtroppo mi sono reso conto che anche dal punto di vista, come posso dire, materiale, io non avevo quelle capacità di bricolage che invece possedeva ampiamente Mazzi. E ho concluso realizzando solo il 1983. Quindi avevamo, e io me ne ero reso conto quando ero presidente della biblioteca, della Commissione Biblioteca di Vestone, questa massa documentaria di enorme interesse, perché era un interesse che andava al di là dell'aspetto strettamente comunitario, perché in questi album c'è anche la vena artistica della valle, se così posso dire. Ed allora nel 2007 ebbi l'idea, coadiuvato dallo studio grafico Disegno Immagine, di digitalizzare il primo album. Poi queste cose, vanno e vengono, non si sa. Il primo album l'abbiamo realizzato, poi non c'è stata data continuità nel progetto fino a un paio di anni fa, nella quale la famiglia Niboli, precedentemente ricordata, grazie al progetto Art Bonus, abbiamo costituito il Fondo Librario Felice Mazzi ed è stato possibile questa operazione. Ma adesso che vi ho tracciato un attimo le linee di questo lavoro, voglio entrare più nel dettaglio, voglio farvi vedere di che cosa si tratta quegli album, cosa contengono questo scrigno di cultura e di informazione. E non potevo che dare l'omaggio a Ottorino Garosio, in questo caso. Ottorino Garosio era un amico fraterno di Felice Mazzi, e Felice Mazzi invitò più volte e a più riprese Garosio a illustrare questi album. In questo caso è un disegno del 79, quindi l'anno che precede la sua morte, e qualche anno prima non avevamo le risorse per fare la digitalizzazione, però avevamo sempre il problema di dover valorizzare e comunque cercare di far conoscere l'opera per evitare potenziali furti. E allora questa cartolina in un'annata fu, in occasione di una mostra garosiana, la cartolina di Natale della Biblioteca di Vestone. Ecco. E posso continuare per vedere l'opera, cioè come lavorava, fra virgolette, il dottor Mazzi. In questo caso è come lui ha reinterpretato il 60° anniversario della Prima Guerra Mondiale. Quindi il confine del Caffaro, le bandiere italiana e austriaca e un collage di articoli che, fanno da corollario a questa pagina. E poi questo tratto grafico, queste linee rosse, che è un po' il tratto grafico distintivo di Felice Mazzi. Ma Mazzi non si è limitato a un collage, ha dato, diciamo così, del suo. E in termini di ricerca, quale ricerca? Ad esempio,
Questa è la fotografia che ritrae il battaglione Vestone a Torino nel 1942 in partenza per la campagna di Russia. Quindi un'immagine da questo punto di vista tragica e simbolica allo stesso tempo. Questo non viene da giornali, vero? Non viene da giornali. Lui aveva delle sue fonti, delle sue acquisizioni di materiale e arricchiva questi suoi album con fotografie, e poi adesso ne vediamo di successive. Ma ancora questa capacità di bricolage che dicevo, ad esempio, è emersa nel trentesimo anniversario di Nikolaevka, gennaio 73, ad esempio, come ha ricomposto questa pagina di album. Questo è un doppio album, una doppia pagina. Ma dicevo, non è solo un copia e incolla di giornale, e le sue collaborazioni spaziavano anche a livello provinciale. Ed il caso, ad esempio, della collaborazione che Mazzi instaurò con il fotografo Stefano Stagnoli. Stefano Stagnoli è un'altra figura da rivalutare, anzi da studiare. Stefano Stagnoli donò a Felice Mazzi moltissime fotografie, tanto è vero che uno dei 18 album è costituito da una serie di immagini, in particolare le stagioni, inverno, autunno, primavera ed estate, e queste stagioni vengono illustrate con foto che spaziano lungo tutto l'arco della vallata. Quindi, ripeto, questa capacità di Mazzi di acquisire la documentazione, non solo essere passivo trascrittore di quello che appariva sui giornali. In qualche caso sembra di capire anche di commissionarla. No, certo. Di trovare collaboratori. E Giancarlo, io sottolineo due cose, perché tu ci hai, già con queste immagini ci hai fatto capire quanta creatività ci fosse nel lavoro di Mazzi. Cioè, giustamente oggi lo diremmo, non era solo un copia e incolla come si potrebbe fare al computer, ma anche la scelta della linea rossa è straordinaria, secondo me, perché dà l'idea di una cucitura dei titoli, delle notizie, delle fotografie, di una lettura di come vanno lette. Poi apro e chiudo una parentesi brevissima, grazie, perché con l'idea che lui usasse la coccoina per incollare queste fotografie ci hai schiuso un orizzonte di senso e di profumi, perché chi ricorda la coccoina sa che si caratterizzava per un profumo. Posso dire che era un'impresa incollare, perché questi album furono commissionati apposta alla tipografia, posso dire, della ditta Ave, che all'epoca era forse l'impresa, venivano fatti apposta dal tipografo Mario, il quale è Butturini, il quale realizzava all'interno della tipografia questi album di grandi dimensioni, perché la carta di questi album doveva avere lo spessore idoneo per sopportare l'incollaggio di questi ritagli di giornale, ed in particolare il ritaglio di giornale non doveva avere né pieghe né avvallamenti che potessero... Ho ammirato anche la leggibilità di questi ritagli di giornale, perché questo è davvero bricolage di alta qualità, la capacità di stendere il testo. Ecco, le ultime due osservazioni, poi andiamo avanti per percorrere alcune delle suggestioni che provengono da questi album. Beh, insomma, io faccio solo una constatazione corporativa: quanto è importante disporre di rassegne stampa di questa natura, di questa completezza, per un territorio, per un tema. Sono testimone del fatto che ho potuto personalmente scrivere la biografia di un personaggio e pubblicare un libro, non lo citiamo, che non dobbiamo fare pubblicità a quello, ma l'ho potuto fare perché mi sono imbattuto in una rassegna stampa completissima che riguardava questo personaggio, addirittura realizzata attraverso l'Eco della Stampa, che era un'agenzia che
appunto con una rete a maglie fitte faceva passare tutti gli organi di informazione stampa e individuava gli articoli, anche le notizie brevissime che riportavano un determinato nome e cognome. La seconda cosa, sulla quale magari puoi dirci ancora una cosa brevemente, è che tu hai detto che nel 2007 era iniziata l'impresa, poi si è fermata, e a volte è meglio che succeda così, perché nel frattempo la tecnologia è evoluta. In questo momento, grazie al lavoro che voi avete fatto, non solo sono stati come dire, scannerizzati, digitalizzati, messi su supporto informatico questi album, ma sono stati anche indicizzati. Sì, che uno inserisce la parola e di tutti i 18 album può individuare le ricorrenze. Poi no? Se avremo tempo... Possiamo vedere anche quello. Detto questo, è già stato evocato questo rapporto di Mazzi con Rigoni Stern, so che tu hai selezionato alcune immagini che lo documentano, perché anche questa è una pagina molto bella. L'amicizia di Mazzi e dello scrittore di Asiago, ecco qui alcune delle opere che Rigoni ha omaggiato al nostro farmacista. Il primo incontro si erano scritti nei primissimi anni 70, ma non si erano mai incontrati personalmente. E la prima volta avvenne nel 74, in occasione del decimo anniversario del gruppo Avis. Attraverso il gruppo Avis Vassabino, di cui Mazzi era presidente, ecco che l'amico Rigoni viene a Vestoni, in questo caso, ecco una fotografia di Mazzi, Rigoni, il sindaco dell'epoca Begliuti, e questo è un reduce di Russia, Antonelli, uno dei personaggi citati nel Sergente. Quindi si incontrano per la prima volta, ma già nel 74 Mazzi è fautore di una sorta di petizione per conferire a Rigoni Stern la cittadinanza onoraria. E ecco che nel 77, in occasione dell'inaugurazione della nuova biblioteca di Vestone, la nuova biblioteca di Vestone che fu inaugurata grazie anche in questo caso a una donazione di Luigi Lucchini, Rigoni Stern ottenne questa cittadinanza. Eccolo qui in quell'occasione con Felice Mazzi e ancora con uno dei protagonisti dei libri dello scrittore, Mario Monchieri. Ma non era solo una semplice amicizia. Tra i due, anche in questo caso, e anche grazie agli album, era sorta una collaborazione. E ad esempio, i nostri album sono arricchiti di fotografie originali donate da Rigoni proprio per arricchire e documentare al meglio l'epopea della campagna di Russia. Ecco, Mazzi aveva dei temi preferiti e chiaramente anche per diciamo la vicinanza ai protagonisti di queste vicende, la campagna di Russia è stato uno dei temi maggiormente trattati, ecco ad esempio in questo caso le isbe russe. Ma ancora, nel 71 Mazzi si complimentò con Rigoni per il reportage che lo scrittore realizzò per il quotidiano Il Giorno, diretto da Italo Pietra. Italo Pietra commissionò a Rigoni il primo viaggio in Russia dopo la Seconda Guerra Mondiale, e da quel viaggio nacquero appunto sei puntate sul quotidiano Il Giorno, e Mazzi nel 71 incollò sugli album tutte e sei questi speciali. Questo lavoro, con alcune modifiche, darà poi luogo al Ritorno sul Don, il libro, ad esempio. E che cosa poteva mancare dalla terra di Russia? Ecco il dono,
Il dono è la sabbia del don, come un elemento materiale, proprio fisico, per sottolineare la tragedia della battaglia. Quindi non solo un elemento di pura conoscenza, ma in questo caso questa sabbia è stata, vedete, riquadrata dal tricolore, proprio come elemento materiale che fissa il sacrificio. Grazie Giancarlo, perché ci fai rivivere delle pagine bellissime. Pensate al sergente della neve che tornava a Vestone, cioè Rigonistea, che tornava a Vestone e ritrovava i suoi alpini che avevano fatto la ritirata di Russia, la campagna di Russia prima e la ritirata di Russia poi insieme a lui. E pensate anche che umanità, che uomini erano. Insomma, Rigonistea è stato uno dei più grandi scrittori della letteratura italiana del secondo Novecento, ma lui trovava il tempo per venire a Vestone per coltivare questi rapporti, e aveva una generosità tale da regalare anche queste sue fotografie, che credo abbiano un valore di documento storico eccezionale, a un amico, perché aveva capito, aveva trovato in Mazzi questo sacro fuoco della passione per la storia. Ragionando con Giancarlo ci siamo detti: come facciamo a dimostrare che questi album sono importanti per ricostruire anche dei percorsi della storia valsabbina? Abbiamo individuato il tema, che è quello della nascita del turismo sul lago d'Idro, in particolare del turismo olandese, perché è un capitolo molto importante della storia turistica valsabbina, e fra l'altro dimostra come Mazzi si occupasse non solo della sua Vestone, ma allargasse lo sguardo a tutta la realtà valsabina. Bene, chi cercherà notizie sul turismo olandese sul lago d'Idro, cosa troveranno in questi album? Mazzi era attento a questi passaggi, ed in particolare, ecco, in un volume, in questo caso una pagina di Marini. Marini era un giornalista caporedattore del Giornale di Brescia, Bruno Marini, che volle, per così dire, fare una fotografia del lago. Una fotografia del lago e del turismo sull'Eridio, però in chiaroscuro. E ad esempio Marini ci dice che il turismo e il lago d'Idro era, fino a tutti gli anni 60, snobbato dai bresciani, perché è considerato una meta, per così dire, di serie B, una sorta di mordi e fuggi. E nell'altra pagina invece ci dà conto di questa esperienza, di questa famiglia olandese, Cornelio Vogelezan, che venne tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, ebbe occasione di venire sul lago, e questo signore era ad Amsterdam un provetto fotografo, aveva uno studio fotografico di rinomato in Olanda, e per i primi anni, questo lo testimoniano gli articoli raccolti da Mazzi, si adoperò a fare dei servizi fotografici sul lago, per il lago, e a proiettare nei cinematografi, nei teatri olandesi, le immagini del nostro lago d'Idro. Con questa occasione, un ambasciatore del lago d'Idro, non richiesto, sì, non pagato, lo fece. Fece questo. E inoltre lui era evidentemente personaggi, diciamo, di un certo spessore. Tornò più volte in quegli anni in valle e sul lago, e andò ad acquistare tutta quella porzione di territorio a lago che, occorre dire, in un'economia agricola e montana, erano le porzioni snobbate da tutti. Perché? Più a lago, perché in un'ottica di economia agricola era il bosco, era il poter fare, diciamo, la legna, era il carbone, era il fieno a prato, e quindi la parte a lago. E lui comprò vasti appezzamenti, riportano le cronache poi, anche a buon prezzo rispetto a,
e iniziò a costruire dei bungalow, poi dei villaggi, delle villette, e ancora oggi la zona Tre Capitelli è caratterizzata da questa presenza, e ancora attualmente i discendenti del fondatore gestiscono questa parte a lago. Ecco, questa premessa serviva per poi illustrare il lago di Idro sta bene, cioè anche la, in questo caso questo è un depligan della comunità di valle che porta come biglietto da visita del territorio valsabbino lo specchio del lago. Quindi l'aspetto turistico che si lega a doppio filo a una, per così dire, fruizione economica del territorio. Ma ancora non potevamo non citare Rocca d'Anfo, che all'epoca, quando sono, diciamo, qui parliamo di fine anni 60, primissimi anni 70, fino al 75 era ancora sotto il demanio militare. E quindi era ancora un elemento, in questo caso, frenante. E ci sarà dal 75 per tutti gli anni 80 articoli che parlano di come poter fruire in ambito turistico questo bene della collettività. Ma ancora un territorio e un turismo che aveva una sua faccia anche d'inverno, quindi la fruizione della montagna, lo sviluppo di Gaver e Valdorizzo, quindi non solo lago, anche un turismo visto attraverso le pagine dei nostri giornali, e qui a questo punto bisogna anche rendere omaggio ai giornalisti che realizzavano questi pezzi, visto a 360 gradi. Tra l'altro, qui cito un altro amico della Fondazione Civiltà Bresciana, Attilio Mazza, ho visto che tu non rientri nella sua... Dopo lo vediamo. Ma mi è capitato di imbattermi in articoli che lui faceva, giovane cronista, anni 70, e dire un po', era diventato un po' una tradizione, un articolo di routine d'estate, andare a intervistare i villeggianti. E ho trovato degli articoli molto belli di Attilio sui villeggianti olandesi, e quindi già negli anni 70 evidentemente questa presenza olandese di cui abbiamo scoperto l'origine era consolidata ed era come dire, riaffermata ogni volta attraverso queste interviste. Ancora facciamo come direbbero i geologi, dei carotaggi all'interno di questi album, e andiamo a vedere un altro aspetto particolare che mi pare sia già stato evocato, il rapporto con alcuni personaggi della Valsabbia di Vestone, quindi fatalmente il rapporto con Garosio, Mazzi Garosio. Mazzi era talmente legato a Garosio che alcuni anni dopo la morte dedicò a Garosio una monografia, Il mio Garosio, quindi che non per sottolineare questo rapporto. In questo caso abbiamo una fotografia emblematica, e ancora come con una firma di Garosio, come aveva illustrato uno dei suoi album, perché uno speciale, un album speciale è proprio interamente dedicato a questo artista, che era anche un personaggio, perché occorre anche dire che Garosio era, oltre che un fine artista, anche un grande personaggio. Non voglio pensare oggi Garosio con Facebook cosa avrebbe potuto fare, e non a caso Mazzi avrebbe litigato, ne avrebbe fatto un geniale probabilmente. Mazzi vuole sottolineare questo, e questa è una pagina, questo collage, questo Ottorino Garosio il pittore, Angelo Albricci, che era il poeta in vernacolo bresciano, e Diego Bonomi era l'amico, il personaggio che supportava entrambi. E in questo caso, come Mazzi ha voluto rendere omaggio a Garosio in occasione del conferimento di un riconoscimento da parte del comune di Vestone. Ma ancora, e questo a mio parere è singolare e interessante,
La sede della Biblioteca di Vestone ha al proprio interno, impreziosita al proprio interno, da una grande pala realizzata da Ottorino Grasosio. Questa pala ha per titolo Io e i miei modelli. Ecco con un reportage fotografico come Mazzi illustra, in questo caso, la lavorazione che Garosio ha, l'ultima lavorazione che Garosio ha effettuato sulla pala. Questa era lo studio, la casa studio di Garosio Vestone, e poi il trasporto in auto della pala verso la biblioteca. Anche in questo caso, e di questo, in occasione di una mostra garosiana, come biblioteca di Vestone realizzammo un segnalibro. Ma ancora, come Mazzi vedeva il pittore? Quindi questi collage, quindi dagli esordi allo sviluppo di una carriera da questo punto di vista che ha pochi eguali nel bresciano. E qui l'omaggio non si limitava a, diciamo, semplici fotografie, ma qui fece commissionare dall'altro amico pittore Giovanni Tabarelli un ritratto di Garosio. Qui, che dimensione ha? Questa è tutta la... Io per renderlo visibile ho tagliato, ma è il doppio album, perché l'immagine vera è consta, qui c'è un altro pezzo, consta, è l'album aperto a doppia pagina. Quindi 70 centimetri per 50. A doppia pagina, illustrato dall'amico. Ma ancora qui... la fotografia di un Garosio al lavoro, per così dire, quindi nel suo atelier, e come ad esempio qui preparava i funghi per le famose nature morte garosiane. E veniamo poi all'atto finale diciamo, dell'esistenza di Garosio. Quell'anno, lui morì nel novembre del 1980, ma a gennaio, questo era il giorno del suo compleanno, il comune di Vestone conferì a Garosio una medaglia d'oro e per meriti artistici. E qui ecco nel ristorante con Attilio Mazzi, il giornalista che è stato citato precedentemente, che un po' l'ha seguito per tutta la sua carriera, per tutta la sua carriera. In questo caso è una fase dell'intervista, perché Mazza e Garosio realizzarono poi un volume, una sorta di autobiografia garosiana, che è I miei amori, i miei color. E poi, ecco, una fotografia di Mazzi, Garosio e dell'amico Tabarelli, questo è l'artista che ha realizzato e questo, e a quel punto, a distanza di pochi mesi, ripeto, nel novembre di quello stesso anno, purtroppo Garosio ci lascia, ed ecco come la stampa dell'epoca illustra l'avvenimento. Il Brescia Oggi, è morto Garosio, Garosio chitarra, donne e buon vino. E Mazzi prende pennarello rosso e scrive e arte. Aggiunge e arte, quindi non soddisfatto del titolo di Brescia Oggi, ci penso io. Sarà stato un articolo di Luciano Spiazzi, immagino, sì. Non so se si vede. Era Luciano che l'aveva scritto. A proposito di Spiazzi, Spiazzi era preside in una scuola media a Gussago. Mazzi fece da tramite tra Spiazzi e Rigoni Stern, e una scuola media di Gussago andò fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 in visita ad Asiago con il lasciapassare di Mazzi. E abbiamo ritrovato nelle carte della famiglia Mazzi
la relazione che i ragazzi di terza media della scuola gussaghese fecero dell'incontro con Rigoni. Non poteva a questo punto mancare l'omaggio di Tabarelli al maestro ed amico Garosio con questo ritratto. Certo. Io ti ringrazio Giancarlo perché ci hai dato tantissime notizie, ci hai riempito di suggestioni, di cose belle, soprattutto abbiamo capito un po' di più dell'umanità di Mazzi, della sua cultura, della sua sensibilità, ma anche del valore documentario che hanno questi album per chi vorrà scrivere di storia valsabbina. Stiamo quasi rispettando il limite dell'ora che ci è stato dato, allora ti chiedo di concludere parlandoci un po' dei giornalisti, sì. Perché poi c'erano delle firme che ricorrevano in questi articoli che parlavano della Valsabbia, firme poi ecco. Anche di rilevanza nazionale, sì, che avevano un eco e un pubblico di lettori non solo bresciano ma nazionale. Sì. Certamente. Quali sono le firme più ricorrenti, i personaggi che hai trovato? Voglio aprire questa rassegna con una dedica a Giannetto Valzelli. Giannetto Valzelli è, dal punto di vista culturale, forse il giornalista che è stato più vicino alla valle. Ecco, e mi fa piacere questo articolo, Anfo racconta, e questa è un'informazione che do io, Tedeschi è direttore della rivista Anfo racconta. Direttore della rivista Anfo racconta. E in questo caso... Scusa un attimo, quanti anni ha Anfo racconta di vita? Questo qui non c'entra niente con Anfo racconta, è la mostra. È la mostra. Ah, ok, questa. la mostra. Però la testata Anfo racconta... Nasce la figlia dall'83. Dall'83 ci siamo. 73. Ecco, ci abbiamo i 50 anni. In questo caso, ecco, una parte, diciamo, di cultura legata a questa rassegna fotografica ideata dagli amici Seccamani e Melzani. Ma ancora, come non ricordare una figura come Danilo Tamagnini, che è stato anche corrispondente per la RAI, per il Gazzettino Padano e giornalista di punta del giornale di Brescia. Era un amico corrispondente del Corriere della Sera. Amico personale di Mazzi e a ogni manifestazione Avis, Danilo Tamagnini era una figura fissa, era una presenza fissa. In questo caso Danilo Tamagnini, ecco qui questi tratti che diceva Tedeschi ad unire gli articoli, sono una serie di articoli dedicati al bicentenario nel 1979 dell'incendio di Bagolino. Quindi i giornalisti del territorio che volevano anche rileggere la storia, quindi come elemento e tratto distintivo. A questo punto, fra i mille articoli, ho voluto dedicarne a un articolo di costume. In questo caso è scritto da Gilberto Vallini, ci dà conto della presenza di un gruppo di scapoli valsabbini, in particolare di Belprato, che andarono nel 78 alla trasmissione Portobello. Questo fece enorme scalpore in valle, perché più oltre una decina di giovani andarono alla trasmissione di Enzo Tortora e per mesi e mesi di questo fatto se ne parlò, ma ancora da questa esperienza dichiararono che facevano fatica a trovare moglie, il problema non era neanche, era anche fra virgolette il troppo lavoro, perché questi avevano minimo lavoravano in ferriera 10-12 ore al giorno, poi avevano da accudire i campi, poi avevano il bestiame e a quel punto come potevi permetterti di andare, fra virgolette, a spasso a cercare l'anima gemella? Non c'era l'opportunità. Oggi avrebbero fatto un reality, il contadino cerca moglie. Allora si andava da Enzo Tortora e nasceva un caso nazionale. Ecco, devo dire che diversi di questi signori hanno davvero trovato l'anima gemella, la compagna della vita.
Portobello. Ma se questo è un aspetto di costume, c'è anche lo sport in valle. E in questo caso ho voluto rendere omaggio a una figura, il boxeur Baruzzi, che purtroppo è venuto meno proprio quest'anno, e che nei primi anni 70 fu colui che ottenne il titolo nazionale nei pesi massimi. È un riconoscimento, perché di pesi massimi abbiamo avuto ottimi pugili nel bresciano, ma il peso massimo era difficile, e per alcune per un paio di volte fu campione italiano di questi tipi, e la rassegna stampa curò molto la presenza di Baruzzi sul panorama e sulla scena sportiva nazionale. Ma ancora, come non ricordare un'altra figura evocativa della valle come Togni? Ecco allora che a ogni riproposta, ad ogni mostra, ad ogni nuova rassegna, da Spiazzi ad Attilio Mazza alla Cassa Salvi, realizzarono decine e decine di schede critiche e di note legate al territorio. Ma non era solo arte, solo cultura, i giornali dell'epoca erano anche zeppi dei problemi della valle, problemi che sono sostanzialmente la fotocopia di quelli di oggi, perché il problema, ad esempio, della mancanza di un certo tipo di manodopera, oppure dell'esiguità degli spazi, o ancora il problema della sanità e della scuola, sono temi ricorrenti, anzi sono un filo rosso continuo per oltre 50 anni. Ma anche la capacità di leggere le crisi, ad esempio la crisi di un'azienda prestigiosa e di gran nome come la Reguitti di Agnosine, fu un tratto distintivo di quegli anni. Fu una vicenda molto, molto dolorosa, che toccò l'economia locale, ma non solo, perché Reguitti aveva anche un nome ed un prestigio internazionale. E in questo caso questa è una manifestazione del 73, e Mazzi, vista l'importanza dell'avvenimento, fece fare una sorta di reportage fotografico di questa manifestazione. Mi avvio a Però sui giornalisti mi avevi detto l'altra volta che anche Salvalaggio. Ah, Salvalaggio. Dopo, eventualmente, io questa non l'ho messa. Salvalaggio. Puoi dircelo anche, sì, manca l'illustrazione. Intervistò. Nel 1969 intervistò Luigi Lucchini, in questo caso che non era ancora stato né presidente di AIB né di Confindustria, e fece un titolo molto emblematico, molto particolare. E disse: è maestro, è figlio di Fabbro, ma non sogna la marcia su Roma. In prospettiva, la marcia su Roma di Luigi Lucchini ci fu, perché nei primi anni Ottanta fu, dopo la presidenza di AIP, designato, in particolare designato anche dal Gotha degli industriali dell'epoca, guidati da Gianni Agnelli, fu designato presidente di Confindustria. Dopo fai l'ultimo intervento, dico solo una cosa che è bella, ma che sicuramente complicò la vita o meglio questo aspetto della vita di Mazzi, è sintomatico quello che ci dicevi all'inizio. All'inizio bastarono pochi volumi per più anni, e poi invece non bastava quasi un volume per ogni anno. Perché dal 1974 Brescia torna, li aveva avuti all'inizio del Novecento, ma dal 1974 torna ad avere due quotidiani, nasce Brescia Oggi, e anche lì immagino
articoli, penso che mi sono ricordato di aver scritto io stesso della Reguiti, della crisi della Reguiti, del tentativo che fece una cooperativa di lavoratori di mandare avanti, ecco, questa esperienza. Ecco, questo produttiva. Penso sia del Brescia Oggi. Sì, sì, ma sicuramente, e quindi si amplia l'offerta formativa, poi entreranno, ecco, anche altre testate. Quindi immagino che sarà stata una fatica ulteriore per Mazzi, ma pensate quanta ricchezza di notizie, di fonti, di informazioni, grazie a questo pluralismo informativo. E a quell'epoca Brescia Oggi reclutò in valle alcuni personaggi, in particolare dal mondo della scuola, ad esempio Alfredo Bonomi fu per un certo periodo corrispondente, sì, sì, sì. Ma ancora Zanca, il professor Zanca, un ex sindaco di Vestone, Bianchi, fu anche lui, scrisse per un certo periodo su Brescia Oggi. La tua conclusione, Giancarlo? La mia conclusione è un omaggio a chi ha voluto la realizzazione di questa opera, è un omaggio a Silvestro Niboli. Il fondatore della Fonditel, che abbiamo detto è lo sponsor di questa iniziativa. Io credo che vada fatto un grandissimo applauso, un grande grazie a Giancarlo. Davvero ci hai restituito, per quanto era possibile farlo oggi, in questo tempo, in questo spazio, la figura di Felice Mazzi, la ricchezza di questi album e l'importanza dell'operazione che avete compiuto. Non so se sono presenti i familiari, sì, del dottor Mazzi, se gradisco. Le due figlie. Parola. Signora Volentieri, in tutta semplicità, siamo fra amici, non c'è nessuna solennità. Prego. È qui? No, è un'emozione grandissima. E non avevo parole. La collaborazione con Giancarlo e con Enzo sono state... ci ha impreziosito le giornate, non so cosa aggiungere così. Benissimo, grazie. La prova, anche a beneficio se qualcuno ci sta seguendo attraverso la diretta, diciamo che la famiglia ha gradito questa operazione, è stata emotivamente molto partecipe. Bene, noi aspettiamo di poter attingere magari un'informazione operativa da quando è che potremo venire in biblioteca, allora, e digitare. Attualmente l'operazione era un'operazione di salvaguardia, nel senso che la fruizione di questi volumi ha, per forza di cose, era andata deteriorando gli originali, quindi si poneva un problema di conservazione del materiale originale, e in questo caso è stata fatta una conservazione, sono state cambiate le copertine, è stato fatto un intervento per poter salvaguardare gli originali. Nel contempo, una volta salvaguardati gli originali, abbiamo provveduto a realizzare una copia anastatica uguale all'originale e con quella permettere la fruizione al pubblico. Quindi e questo ancora adesso esiste, ancora adesso esiste, e entro fine anno verrà completato il progetto, quindi il progetto è già completato, si tratta solo di limare alcune situazioni particolari, perché non vi nascondo che anche ad esempio l'allineamento delle pagine, tutta una serie di problematiche tecniche non sono di poco conto, ma entro la fine dell'anno o al massimo i primissimi giorni del 2022 tutti i CD che contengono gli interi volumi saranno disponibili presso la biblioteca. È una possibilità di consultazione, non possiamo mettere online questo materiale per problemi anche legati ai copyright. Abbiamo tutta una serie di artisti e fotografi a cui non possiamo mettere, però
la biblioteca è e rimarrà sempre aperta per le consultazioni, anzi, e verrà stabilita una postazione ad hoc per poter consultare questo materiale. Grazie, grazie anche per questa grazie. Informazione. Io ringrazio tutti voi che siete stati presenti, chi ci ha seguito da casa attraverso i nuovi strumenti della diretta, dello streaming, della diretta tecnologica, della diretta digitale. E grazie Giancarlo, perché davvero ci hai reso viva la figura di Felice Mazzi e ci hai introdotto in questo lavoro così affascinante che tu hai condotto. Grazie agli amici della Fondazione della Civiltà Bresciana, perché ci hanno fatto incontrare un esempio virtuoso, positivo, appassionante di storia locale, di come si fanno a salvaguardare le fonti della storia locale. Grazie a tutti. Grazie.